Nuove discariche in Irpini e Sannio, aree disponibili per far fronte alla crisi rifiuti, per ora è solo un'indiscrezione giornalistica, ma a quanto pare nella bozza del nuovo piano regionale sui rifiuti speciali si punterebbe proprio sulle zone interne per salvare Napoli dall'ennesima emergenza che riaffiora all'orizzonte, ipotesi che fanno seguito alle dichiarazioni del procuratore Lepore che aveva sollecitato Avellino a farsi avanti perché in Irpinia, aveva detto il magistrato, ci sono i terreni migliori per realizzare le discariche. Peraltro, gli impianti che smaltiscono rifiuti sul territorio regionale stanno andando in tilt. Da Palazzo Caracciolo stamane solo irritazione, ma nessun commento ufficiale. Il presidente Sibilia ha avuto un contatto con l'assessore regionale all'ambiente romano. Non ci sarebbe per ora nulla di concreto, ma è chiaro che toccherebbe a questo punto al vice governatore Giuseppe De Mita e ai consiglieri regionali che l'Irpini ha mandato a Palazzo Santa Lucia vigilare perché la provincia di Avellino non venga nuovamente penalizzata. E i sindaci, come conferma il primo cittadino di Lioni, Rodolfo Salzarulo, sono stanchi di queste continue mortificazioni. Noi abbiamo semplicemente una regione che non ci dà più i soldi che ci deve con i debiti sottoscritti, ci toglie la sanità, ci sopprime le scuole, ci sopprime i trasporti, non ci dà più il minimo di assistenza, le reti infrastrutturali programmate non le realizza più, se qualche soldo c'era lo sta togliendo e lo sta dirottando verso altri territori e verso altre prospettive. C'era una ferrovia che in qualche modo qualcosa la faceva e che adesso è definitivamente chiusa. C'era la partenza di Lioni-Grottaminarda programmata 40 anni fa, appostati i fondi dalla Giunta Bassolino, adesso è scomparsa dall'orizzonte. E invece le discariche. Se questo è, noi siamo già un'altra regione, non abbiamo bisogno di farla. Caldoro non ci riceve nemmeno, che reazione possiamo avere? Ce ne dobbiamo solamente andare, dobbiamo scomparire, vi dobbiamo portare le nostre fasce, dice vieni ad amministrare tu, almeno i pesci in faccia te li pigli direttamente. Hotel Ristorante La Locandina, un'atmosfera da sogno per una splendida cerimonia.